Perché una legge regionale sul fine vita è importante? Liberi Subito si chiama così la proposta di iniziativa popolare sull'aiuto medico per la morte volontaria. Un tema difficile da affrontare, ma necessario. Mancano 2 settimane al termine ultimo per la raccolta di 5.000 firme e i cittadini abruzzesi, grazie all'attività di Marco Cappato, esponente radicale che ha già fatto tappa in tante regioni italiane in Abruzzo, all'Aquila e Chieti, oggi e anche a Pescara. Che cos'è in gioco? È in gioco il fatto che ci sono persone inchiodate a una condizione di sofferenza insopportabile come una tortura contro la loro volontà, nonostante la Corte Costituzionale abbia previsto la possibilità in determinati casi di essere aiutati da un medico alla autosomministrazione di un farmaco letale, quindi a morire senza soffrire. La legge di iniziativa popolare regionale in Abruzzo chiede che ci siano tempi certi per dare risposta a questi malati, cioè che non siano lasciati per mesi, addirittura per anni, attendere in condizioni di sofferenza insopportabile l'esercizio dei loro diritti. Questo è il nostro obiettivo. C'è la buona notizia a questo punto, che siamo già a 4.000 firme delle 5.000 necessarie. Con Riccardo Barberi anch'io penso che possiamo farcela. La campagna Liberi Subito è già in stato avanzato in regioni come Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia ed è già conclusa con il raggiungimento delle firme necessarie in Veneto. Sono tutti chiamati in causa, partiti, associazioni, sindacati, chiunque ha il compito di riflettere sul tema della dignità della vita e poi può decidere. Chi era Luca Coscioni che dà il nome all'associazione? Un insegnante di economia ambientale all'Università di Viterbo che si stava allenando per partecipare alla maratona di New York quando venne colpito dalla sclerosi laterale amiotrofica.